italiano, come seconda misura dopo la riduzione dei consumi, devono essere fatti su piccoli impianti per autoconsumo degli edifici. Come diceva prima Beppe, non abbiamo bisogno di grandi centrali, ma abbiamo bisogno di tanti cittadini che si autoproducono la loro energia e che vendono mettendo in rete le eccedenze quando hanno delle eccedenze. Un'altra misura molto importante è, chi andrà nei consigli comunali, proporre il pagamento del riscaldamento nei condomini a consumo e non a forfè, perché se il riscaldamento viene pagato sui millesimi dell'appartamento non c'è nessun incentivo da parte delle persone a metterli a posto. Se viene pagato a consumo, invece, se qualcuno mette, fa delle opere di ristrutturazione per consumare di meno, si ripaga questo lavoro attraverso una riduzione del consumo di fonti fossili. Si tratta di trasformare appunto i risparmi in salari e stipendi per un sacco di persone che hanno delle competenze che sono a spasso in una maniera che è inaccettabile da un punto di vista civile. Un ultimo elemento è che si parla molto di biocombustibili, cioè di un'agricoltura finalizzata a produrre dei biocarburanti. Nessuno parla del fatto che alcune forme di agricoltura possono essere utilizzate per produrre dei materiali che consentono di ridurre i consumi di energia e non di implementare l'offerta di energia. Per esempio, ci sono delle esperienze molto interessanti sul fatto che si può usare la canapa per fare della coibentazione delle case, oppure pensate che noi abbiamo oggi la lana delle pecore, che non è particolarmente, diciamo, raffinata, che viene considerata rifiuto speciale, viene portata in discarica a dei prezzi molto alti. Con questa lana si possono fare dei cappotti e degli intercapelli delle case per diminuire i consumi. Si riducono i rifiuti, si riducono i consumi di energia, si riduce l'impatto ambientale, si creano dei posti di lavoro. Secondo punto, nell'uso del territorio bisogna dare uno stop all'espansione dei piani regolatori. Non si deve più costruire nemmeno un centimetro quadrato di terreno agricolo. E guardate, in questa maniera non si blocca l'occupazione, non si blocca l'edilizia, si indirizza l'edilizia a ristrutturare l'esistente. Abbiamo costruito 50 anni in una maniera vergognosa. Abbiamo da mettere a posto disastri fatti da 50 anni, c'è un mare di lavoro da fare. Una misura di questo genere costringe tutti coloro che lavorano nell'edilizia a implementare la loro professionalità per rimettere a posto i guasti che sono fatti per costruire in una maniera più rispettosa dell'ambiente. Sempre per quanto riguarda l'uso del territorio, va bene, già Beppe lo diceva, la riqualificazione dell'esistente, non si deve costruire del nuovo ma rimettere a posto, o abbattere se è necessario, e ricostruire in maniera più decente. Ma la riqualificazione del verde urbano ha un'importanza che noi spesso sottovalutiamo, perché pensiamo che sia qualche cosa da fare, qualche viale alberato, da fare qualche giardinetto. Invece va riequilibrato il rapporto tra organico e inorganico delle città, perché se noi sviluppiamo il verde in maniera significativa e non soltanto, diciamo così, per abbellimento, abbiamo tre risultati fondamentali. Il primo, le aree verdi assorbono l'acqua e consentono di riempire le falde freatiche. Le aree impermeabilizzate fanno disperdere l'acqua. Noi aumentiamo i consumi di acqua e diminuiamo contemporaneamente, attraverso l'asfaltatura, attraverso la cementificazione, la capacità delle falde freatiche di riempirsi. Quindi questo è il primo elemento. Secondo elemento, perché il verde urbano abbassa la temperatura dei microclimi delle città, che sono di 3 o 4 gradi superiori ai microclimi delle zone circostanti. Terzo, perché una forestazione urbana consente di assorbire la CO2 e quindi di ridurre anche l'effetto serra e di ridurre anche l'innalzamento climatico. Percepire appieno l'importanza dell'uso del verde nelle città. Altro punto fondamentale è quello dei rifiuti, ci sarà una relazione specifica. Quello che voglio dire soltanto è che noi dobbiamo cominciare a impostare quelli che di noi andranno nelle amministrazioni comunali il problema dei rifiuti da un punto di vista economico, perché è l'unica maniera di affrontarlo anche da un punto di vista ecologico. Se diminuiscono i rifiuti, se si recuperano le materie prime secondarie che contengono, si ha un risparmio sui costi di conferimento allo smaltimento. Se non porto un chilo in discarica perché non l'ho prodotto o perché l'ho riciclato, ho un risparmio del costo in discarica o dell'incenerimento. Ma se non lo porto allo smaltimento, vuol dire che lo sto vendendo a qualcuno che ne fa una materia prima secondaria. Per cui la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti devono consentire agli enti pubblici di
ridurre i costi che oggi sostengono le popolazioni, le cittadinanze per i rifiuti, e addirittura di farle trasformare in un introito per accrescere i proventi del loro bilancio, cosa necessaria per sostituire la tendenza, diciamo, suicida a riempire il bilancio vendendo, svendendo il territorio, come stanno facendo in questo periodo. Bravo. Sì, sarà mettere in evidenza questo aspetto metodologico che è molto importante. Poi i comuni possono entrare anche nel piano della politica economica occupazionale. Si parlava delle filiere corte, bisogna valorizzare i prodotti del territorio. Non è più concepibile che si facciano fare tutti questi chilometri dei prodotti, perché è una questione che crea impatto ambientale, che aumenta l'effetto serra e che toglie occupazione delle persone, perché andiamo a, diciamo, super sfruttare dei lavoratori di popoli anche lontani che non vengono pagati del giusto e che ci consentono di avere questi materiali che non fanno bene e non fanno tanto bene quanto costano poco. Bravo! Bisogna aumentare gli acquisti verdi da parte dei comuni, cioè di prodotti che in maniera ecocompatibile, oltre che vicini dal punto di vista territoriale. Bisogna che i comuni gestiscono in maniera seria i rifiuti organici delle mense scolastiche. Ci sono degli sprechi che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ci sono delle quantità di cibo che vengono buttate impressionanti. Questo cibo non può, cioè vengono buttate intere platone, materiale non toccato, per chissà quale motivo sanitario che viene accampato, quando questo cibo potrebbe nutrire moltissime persone che hanno bisogno. Essere utilizzato in questo scopo deve essere utilizzato per fare il compostaggio per arricchire di sostanza organica i suoli. Bisogna valorizzare al massimo le produzioni contadine dei piccoli contadini di prossimità e favorire il fatto che possono vendere i loro prodotti nelle città, superando tutti gli obblighi burocratici, partite IVA e compagnia bella, perché sono comprensibili per le grandi aziende, ma per il piccolo contadino, azienda familiare, non sono comprensibili. Guardate che questo fenomeno dei piccoli contadini, delle filiere corte, è un fenomeno che sta avendo un grande sviluppo dappertutto. In tutti i paesi industriali avanzati bisogna che chi di noi va nelle istituzioni favorisca questo tipo di processo. Due cose ancora e poi è finito. La questione del traffico, bisogna da questo punto di vista impedire che vengano costruiti parcheggi nei centri storici. Fare parcheggi nei centri storici significa attirare il traffico nelle città. Bisogna impedire che vengano fatti parcheggi negli edifici di uffici e di fabbriche, perché questo qui significa incitare le persone ad andare a lavorare con l'automobile e non con i mezzi pubblici. E bisogna trovare delle forme di mobilità alternativa. Una delle cose fondamentali, io non so per quale motivo sono stati sparati dalla circolazione, sono i filobus. L'elemento, cioè il mezzo di trasporto ecologico per eccellenza, perché è un mezzo elettrico che non ha tutto il peso delle batterie che prende l'elettricità dalla rete, il filobus è stato cancellato dalle nostre città. Bisogna reintrodurre i filobus, e meglio ancora sarebbe reintrodurre dei filobus che prendono corrente non da una linea aerea ma da sotto l'asfalto, perché se si hanno all'alimentazione elettrica da sotto l'asfalto, come si alimentano i filobus, si possono alimentare anche delle automobili elettriche che non hanno le batterie, e bisogna affiancare ai mezzi pubblici collettivi una flotta di automobili pubbliche a uso privato che possono essere rese con una scheda prepagata, scaricabile, va bene? E che possono essere lasciate dove una persona deve arrivare e che possono essere utilizzate da altre persone. Se la elettrificazione avvenisse sotto l'asfalto, potremmo alimentare in maniera elettrica non soltanto dei pullman, ma anche una flotta di auto private, di auto pubbliche a uso privato. Ci sono anche altri sistemi che dovremmo prendere in considerazione. In particolare c'è un gruppo di persone a Rimini che sta sperimentando un sistema che si chiama Jumbo, che è un sistema di autostop, se volete, con tessera. Questo consente di ridurre moltissimo il traffico, lo sta sperimentando questo sistema Jumbo alla provincia di Trento, dovremmo analizzarlo con maggiore attenzione.